Allora, quali sono gli errori che si possono compiere che sono abbastanza comuni, nel senso che se non ci si riflette, si commettono, punto e basta. E questi, diciamo, non si trovano nei libri di testo. Chi ha implementato il filtro di Kalman li conosce, ma altrimenti non so perché non vengono, diciamo, forniti insieme proprio alle equazioni del filtro. Dare varianze del tipo una costante per la matrice identità, lo abbiamo appena detto, ma diciamo, bene ribadirlo, è una grande ingenuità, perché io ho unità di misura diversa e posso aver bisogno di caratterizzare in maniera diversa i due segnali. Noi abbiamo visto che questo, diciamo, lo vedrete con le simulazioni e poi una vostra esercitazione, io vi darò i dati del circuito RLC che sono stati acquisiti da un circuitino RLC, per cui vi renderete conto che, diciamo, non differenziare può avere delle conseguenze che alla fine rendono il vostro filtro o non utilizzabile oppure non al meglio. Un altro errore che sorprendente, ci siamo trovati a lavorare con queste persone che ci hanno detto a che frequenza vuoi l'uscita. E questa domanda mi ha un po' insospettito, ho cominciato un po' a investigare, loro non si erano posti la domanda della diversa frequenza di acquisizione dei sensori, quindi non sapevano neanche se alzavano la frequenza cosa faceva la libreria che avevano scaricato, se interpolava, se manteneva il valore costante, non lo sapevano. I sensori hanno una loro frequenza di acquisizione che è diversa, se io ho un sensore, un GPS che lavora a 1 Hz, e altri è un IMU che lavora a 100 Hz. Uno non ha senso sottocampionare l'IMU e farla lavorare a 1 Hz, perché sarebbe assolutamente come buttarla, renderla inutilizzata. E due, invece, anche far lavorare l'IMU, far lavorare il GPS a 100 Hz, cosa vuol dire? Boh, dipende da quello che mi fa il driver, perché fisicamente io quell'informazione ce l'ho ogni secondo. Se poi in maniera fittizia la mia libreria me la caccia fuori 1.000 volte, 100 volte al secondo, cosa sta facendo? Boh, devo andare a vedere chi ha scritto quel programma. Quindi questa è un'altra ingenuità che si può avere quando io non mi chiedo qual è il fenomeno fisico che c'è sotto. Un'altra cosa che sembra incredibile, ci siamo resi conto che la matrice C è importante per l'osservabilità e quante più righe ha, tanto meglio è, perché è più facile che la mia matrice sia osservabile. Non siamo entrati molto nel dettaglio della fusione sensoriale o della ridondanza dei sensori, ma intuitivamente, se io devo misurare la temperatura di questa stanza e ho 5 termometri, è meglio che ne ho uno solo. Poi, se sono capace o meno di utilizzare informazioni, è un'altra cosa, però è meglio. E se io del mio corpo rigido misuro la profondità rispetto alla superficie e l'altezza rispetto al fondale, vuol dire che io sto misurando due volte la stessa cosa ed è meglio. Okay? Nel caso, diciamo, in esame, la misura, diciamo, di profondità non è stata utilizzata perché c'era da fare un collegamento hardware che diciamo, qualcuno non aveva voglia di fare, per cui la Z, quando l'altimetro non funzionava, e l'altimetro non funzionava quando era troppo vicino al fondale, sotto i 50 centimetri non funzionava per questioni fisiche legate al sensore, diventava non osservabile anche la Z. Quindi sotto i 50 centimetri la Z non era osservabile. E poi, diciamo, anche quando il DVL non vedeva più il fondale, però nel nostro caso sotto i 50 centimetri. Quindi questa è un'altra ingenuità enorme che posso compiere se non mi pongo le domande sull'osservabilità. L'ELP, ragazzi, la libreria che è stata utilizzata per fare la stima era una libreria in cui c'era scritto che era già implementato un filtro di Kalman per la stima di un corpo rigido. Ok? Ora, c'era scritto non lineare, per cui chi l'ha utilizzato ha detto: ah, che bello, quindi è quello di cui ho bisogno io. E ci ha messo dentro matrici identità per tutto quanto. E va bene. Dopodiché ha cominciato a
utilizzarla e non funzionava. Ha visto che per tentativi quello che dava problemi era l'altimetro e quindi lo ha levato, perché dice tanto la Z comunque è un'uscita del filtro di Kalman. Quindi il profondimetro è stato levato perché diciamo ci si stancava a saldare due fili. L'altimetro è stato levato perché? Perché questa libreria, alla riga sotto l'help in cui si era fermato questo ragazzo, diceva non lineare nello stato, l'uscita è supposta misurabile. Okay? Quindi C si poteva indicare quali componenti dell'uscita erano misurabili o no. Quindi C poteva essere solamente 1 o 0. L'altimetro non lo è perché ci sta la non linearità che abbiamo visto e per cui è stata semplicemente levata. Perché tanto la Z ci sta. Quindi è diventata anche la Z è diventata non osservabile se invece ne abbiamo due di sensori per la Z. E poi ci sono i bug normali, quelli che voglio dire sono quelli che caratterizzano no, ogni buon codice al suo bravo bug. E allora io adesso vi faccio vedere perché diciamo le cose vanno capite. Allora, lo so che è molto sgranato, però quello che dobbiamo capire si capisce. Qua c'è una telecamera analogica che inquadra una cosa sott'acqua, quel pannello, va bene? È ruotata di 90 gradi e già che degli informatici non perdano 3 secondi per ruotarla bene, già mi dà fastidio. Però qua c'è il rendering con la stima di posizione e orientamento, quindi la cosa che hanno fatto utile è stata quella di dire ok, invece di avere i numeretti, io mi faccio un rendering così vedo bene qual è la posizione anche rispetto al pannello. Ora, non ricordo in ognuno dei video che succede, vediamo insieme. Ah, eh sì, questo è. Allora, guardate. Questa è una telecamera analogica, quindi nel mondo reale il mio veicolo è di fronte al pannello e rimane fermo, vedete? E qua io adesso faccio andare, vedete? Si sta muovendo poco poco, vede? Ora avete visto adesso che è comparso dal nulla il veicolo? Già questo, vuol dire, il mio filtro che è un integratore, il fatto che abbia degli scatti è una cosa che mi lascia estremamente perplesso. Dopodiché, vedete che sta facendo? La stima si sta alzando, cioè sta andando in deriva. E sta andando in deriva proprio lungo la Z, che è l'unica che non deve andare in deriva. Se ne va. E poi ogni tanto torna. Perché torna? Ecco, è tornato magicamente. Torna quando poi il software riconosce il marker qua. E loro questa cosa l'hanno gestita azzerando le matrici di covarianza, perché poi io alla fine vi ho fatto proprio le domande, mi sono fatto proprio detto, fatemi del codice, anche se non C++ non lo so usare, però queste cose si capiscono. Quindi loro quando vedevano il landmark azzeravano le matrici di covarianza e usavano quella come misura reale. E nella loro qua nel loro rendering vedete che magicamente appare il veicolo e sta fermo perché vede il landmark, ok? Gli altri sensori in questo momento sono buttati nella spazzatura, quando non vede il landmark va in deriva, fa delle cose stravaganti, ok? Adesso per qualche secondo diciamo non è male e poi vi faccio vedere un altro. Allora, questa è sempre la telecamera analogica ruotata ai 90 gradi e come sempre qua manca il veicolo. Allora, in questo video si vede a un certo punto che lo yaw va in deriva, a un certo punto si vede che lo yaw ha delle discontinuità nello yaw. Non può avere delle discontinuità in una variabile che stai misurando se il sensore non ti dà degli outlier, perché nello yaw non ci sono outlier, nel post processing non ci sono outlier, a parte il fatto vedete come balla questa cosa assolutamente inutilizzabile. Adesso abbiamo studiato un po' di cose,
Ah, qui c'è una cosa molto ancora più bella. Questo è il rendering del braccio e questo è il rendering del veicolo che fluttuano in zone diverse dell'oceano. Va bene? E mo si attacca. Allora, adesso che cosa abbiamo visto? Noi abbiamo visto prima che se io controllo sulla base di... Allora, dove l'abbiamo visto? Molto prima. Ecco qua. Se io controllo sulla base di una stima sbagliata, cosa fa il mio controllore? Il mio controllore fa in modo che la stima segua l'andamento desiderato. Ma se la stima va in deriva, questo significa che la stima segue l'andamento derivato, ma è il veicolo vero che va in deriva. Giusto? Cioè, immaginate che voi siete a 5 metri dal fondale e il vostro sensore sbaglia e vi dice che vi state allontanando. Per rimanere a 5 metri, voi andate verso il basso, però è il sensore che sbaglia, quindi in realtà il veicolo va verso il basso. Questa cosa qua significa che su un oggetto del genere non si poteva assolutamente fare nulla, va bene? Scoperto sulla barca la settimana degli esperimenti finale, va bene? Perché non hanno studiato teoria dei sistemi, in realtà dovevano partire da fisica uno questi ragazzi, cioè... C'era ancora molto da fare. Ok, vediamo l'altro bit, diciamo, di teoria, che poi avrà anche un'implicazione su questi dati sperimentali, e cioè come posso usare il filtro di Kalman per stimare un parametro del modello. Immaginiamo di avere, vabbè, un vettore di parametri, però anche un solo parametro va bene. Io ho questo teta che è costante, e che vorrei in qualche modo stimarlo. Allora, questo è il mio modello matematico non lineare in cui c'è teta nella funzione e c'è teta anche nella funzione delle uscite. Ok? Qual è l'idea? Di prendere questi parametri e sono un ulteriore elemento dello stato, ma costante, quindi con dinamica costante. Quindi l'idea è quella di mettere teta k più 1 uguale a teta k più rumori di processo, e poi di lavorare su uno stato esteso. Bene, e vedere se questo in qualche modo ci aiuta. Quindi il nostro modello è ora un modello su uno stato esteso. Ok? E si fa e si vede che cosa succede. Per esempio, noi nella prima ricostruzione io ho ignorato il fatto che la misura di velocità angolare è caratterizzata da una polarizzazione, nel senso che cosa vuol dire? Che il sensore vi dà sempre una costante più la misura e voi dovete calibrarlo. Ogni volta che voi comprate un sensore e dovete utilizzarlo per la prima volta, va calibrato. In alcuni casi i sensori vanno calibrati all'inizio di ogni funzionamento. Okay? Per cui cosa significa? Che la velocità angolare che io stavo vedendo prima non era quella effettiva, era quella effettiva più una costante, e in particolare per lo yaw l'avevamo notato. Quindi posso stimarla? Sì, lo posso stimare. Quindi che cosa posso dire? Che la mia U, il mio ingresso, è dato dai segnali più, beh, una costante. A questo punto questa costante la aggiungo nello stato, le tre componenti di cosa angolare le aggiungo nello stato. Quindi il mio stato è dato a 9 componenti, le 6 di prima più queste polarizzazioni lungo la velocità angolare. Qual è la dinamica? La dinamica è quella costante, ovviamente ci aggiungo il rumore di processo e basta. E poi implemento il filtro di Kalman, sperando che questo sia sufficiente. Quindi guardate, il mio modello, ci devo mettere qualcosetta in più, adesso senza entrare nel dettaglio, qualche zero in più, no? Perché... Diciamo, l'abbiamo capito, però non c'è niente, diciamo, di concettuale, per cui questo è il modello e, diciamo, ignoriamolo. Questo non c'era nel progetto di esame, non voglio spaventarvi troppo. Adesso devo aggiungere però le componenti e il rumore di processo delle componenti costanti parto con un valore molto basso perché sono costanti, quindi so che sono costanti, quindi non le faccio variare molto rispetto agli altri, e vado, implemento il filtro di Kalman sui dati sperimentali, e che cosa ottengo? Guardate,
Io disegno direttamente la stima delle polarizzazioni, la disegno qua. In particolare la linea tratteggiata azzurra è la stima della polarizzazione della componente lungo lo U. Quindi praticamente ottengo la conferma che c'era un'incoerenza che era dovuta al sensore che mi stava dando un valore, diciamo, che era in contrasto con, alla fine con l'altro sensore, quello lì con la bussola. Quindi professore, quello che era lo Yorent, quello Yogi era costante, però invece quando avevamo la posizione, io vedevamo Che che era... rimaneva su quell'intorno. Sì, questo era la misura infatti dello Yorent, che era costante ma positivo, Positivo, sì, quindi vuol dire che che era sempre sembrava che maggiore. stesse sempre girando, invece le misure ci dicevano che oscillava intorno a meno 100, a meno 90, meno... E invece adesso abbiamo la conferma, vedete che qua vedete proprio la dinamica della stima. Quindi anche quando il vostro film di Kalman, se vi dà delle uscite che non sono dolci, che fanno dei salti o delle cose, c'è qualcosa che non va, perché è un integratore, diciamo, furbo, ma non è che può saltare. A questo punto, se io ridisegno le cose di prima, l'unica cosa su cui vi faccio notare è che adesso la linea, l'errore di orientamento adesso è, diciamo, a media nulla. Quindi adesso il mio filtro di Kalman sta dando le stesse cose di prima, ma è migliorato nella stima dello U. Poi l'altra cosa che si può vedere è che ci sono rumori diversi, però questo va bene, perché sono sensori diversi. La bussola e l'inclinometro funzionano in base a principi fisici diversi. Ok? E con questo chiudiamo Dextrob e vi faccio vedere un altro progetto d'esame, che però questo era di identificazione e filtraggio, un modulo a scelta che adesso, diciamo, è stato sostituito da robotica applicata. Allora, lo fa il professor Marino, era il rientro di una navicella. Io ho preso questi dati da un articolo scientifico e c'era tutto, c'erano tutti i dati utili a fare la simulazione, per cui ci ho fatto un progetto di esame in cui noi, diciamo, simuliamo lo stato di una navicella in rientro nell'atmosfera. Qual è la differenza rispetto al corpo rigido di prima? Beh, che quando entra nell'atmosfera, la fisica è un po' più complessa rispetto a un semplice forza uguale massa per accelerazione. In particolare, quello che succede è che c'è un attrito abbastanza curioso, non lineare, va bene? Per cui non entriamo, diciamo, nel dettaglio, perché adesso è giusto come esempio del filtro di Kalman, però la dinamica, diciamo, deve tener conto di, vabbè, questa qui è la gravità, e poi di un attrito D che è un po' strano, in cui c'è una componente da stimare e poi c'è addirittura una componente esponenziale per la velocità, va bene? È un modo con cui è stato modellato l'attrito, perché la densità dell'atmosfera cambia. Questo è il motivo per cui l'attrito non è o assente nello spazio, oppure semplicemente nell'aria, per il robot sarà proporzionale alla velocità l'attrito. Sott'acqua ha anche una componente proporzionale al quadrato della velocità, che è il motivo per cui andate a fare acquagym, perché, diciamo, è proporzionale al quadrato e consumate di più, bruciate di più. Quindi voi avete le vostre brave misure che vengono da un radar, ok, che è messo in una certa posizione. Ci sono tutta una serie di numeretti del modello matematico che vengono dati, e alla fine si discretizza e si fa la simulazione. Per cui questo è X e diciamo la verticale. Questo è il radar, questo è il percorso di rientro simulato, queste sono le misure del radar intesa come distanza e orientamento, e poi qua c'è stimato e simulato. Va bene, quindi stimato è rosso e simulato è nero, con i vari errori. E l'unica cosa, ovviamente, X5 c'è solo quello stimato, perché è vero che nella simulazione, diciamo, lo conosco, però questo qui, diciamo, non gliel'ho dato ai ragazzi, per cui non possono fare un confronto con quello vero. E quindi qua è stato usato per stimare un valore costante. Ok? Vabbè, questi sono tutti insieme e
tutti insieme è un po' una sciocchezza perché qua c'ho chilometri, chilometri al secondo e grandezze addirittura adimensionali. Quindi in realtà l'ho fatto io questo plot, però diciamo non lo rifarei perché non, vabbè, sono limitato. Ok, il filtro di Kalman è uno strumento enorme, diciamo molto utilizzato, molto potente, non serve per tutto, in particolare. Diciamo, il filtro di Kalman, vabbè, dal punto di vista matematico è ottimo, cioè ottimo nel senso che risolve un problema di ottimizzazione nel caso di linearità e gaussianità dei rumori. Noi ci siamo messi nel caso più semplice, abbiamo fatta come ipotesi iniziale. Non sono, diciamo, ipotesi che sono sempre presenti, per cui spesso abbiamo bisogno di qualcosa di un po' più elaborato ed è questo che faremo. Allora, oggi è mercoledì, venerdì facciamo l'esercitazione e quindi questo che faremo martedì prossimo, cioè il filtro a particelle, che è una versione abbastanza, diciamo, più elaborata, ma sempre per la stima dello stato. Va bene? Avete domande? No, bro. E allora, ok,